era stata fatta convocata una conferenza stampa per, insomma, per dare notizie di una serie di ordinanze che erano state, che la regione era stata costretta ad emanare per la realizzazione di alcuni interventi sui depuratori. A che punto sono questi lavori? Sì, abbiamo fatto le ordinanze e i lavori sono tutti eseguiti. Ci siamo occupati dei depuratori da novembre. In verità ce ne siamo occupati ritenendo che fossero il cuore del problema, non è così, perché abbiamo scoperto che in molti depuratori c'erano fanghi non smaltiti, li abbiamo smaltiti a spese della regione in danno delle società di gestione, poi abbiamo fatto le prescrizioni ai comuni per riparare i depuratori dove andavano riparati e sono stati riparati, abbiamo dato le risorse ai comuni per comprare le pompe di sollevamento, mettere in atto tutte le attività che andavano realizzate per far funzionare meglio il sistema della depurazione, anche questo è stato fatto, però poi ci siamo accorti che il tema dei depuratori incide per una parte importante, ma non per la maggior parte, perché ci sono tanti fiumi, torrenti, anche lì abbiamo fatto delle pulizie straordinarie dei fiumi, dei torrenti ad aprile per evitare che tutto poi venisse portato a mare, però ci siamo resi conto che ci sono fiumi e torrenti che anche nei periodi di maggiore siccità, quando in tutta Italia sono secchi, in Calabria sono in piena e spesso portano acque reflue, scarichi dalla montagna verso il mare. Allora significa che dobbiamo intervenire proprio sul collettamento e faremo questo appunto dalle prossime settimane. Sulla depurazione non mi fermo, io credo che sia uno degli ambiti dove spesso la regione è costretta anche a sostituirsi ad altri livelli istituzionali. Noi abbiamo per così dire commissariato alcuni depuratori facendo svolgere un'azione di supporto al CORAP, ma giusto per poter controllare direttamente quello che avveniva. Allora, perché si è resa necessaria questa conferenza stampa, questo incontro? Si è resa necessaria soprattutto perché volevamo fare il punto della situazione. Noi come associazione avevamo già creato un grosso evento a dicembre nel quale avevamo messo insieme tutte le figure istituzionali preposte alla salvaguardia del mare. A distanza da dicembre ad oggi era necessario capire che cosa è stato fatto, che cosa è accaduto nel corso dell'estate e quindi chiamare un po' a raccolta tutti gli esponenti, Occhiuto in primis, proprio per capire quali sono le intenzioni naturalmente per le operazioni future. E allo Stato cosa avete? Allo Stato quello che abbiamo osservato, noi abbiamo attenzionato la zona che da Mantea più o meno arriva fino a Tropea, ci sono state delle situazioni di mare pulito importanti, così come però abbiamo dovuto registrare anche zone nelle quali, ahimè, vuoi per mancanza di un sistema depurativo forte, vuoi per presenza di continui scarichi, la situazione non è stata sicuramente delle migliori. Bisogna però dire che, stando anche a ciò che si pensava di fare, una situazione in lieve miglioramento su cui riteniamo bisogna lavorare. Finalmente la depurazione è stata attenzionata? Finalmente la depurazione è stata attenzionata, quindi il sistema depurativo, ma bisogna educare, bisogna attenzionare soprattutto l'operato delle amministrazioni locali, che sono fondamentali in questo processo. Marino e terrestre. Sì, perché tra l'altro noi ora non abbiamo finito, nel senso che stiamo anche oggi, c'è un gruppo dei miei collaboratori sta campionando nella zona che va da Nicotera a Reggio Calabria, perché nei prossimi due mesi finiremo questa zona e poi inizieremo da Capo Spartivento per arrivare poi a Rosello Capospulito. Quindi entro dicembre abbiamo campionato in tutta la regione. È ovvio che ora però non bisogna fermarsi, perché c'è da rifare anche sullo Ioni il controllo delle condotte sottomarine, c'è da rifare sullo Ioni anche il controllo dei sistemi depurativi. Abbiamo già raccolto una mole di dati, ho chiesto già al generale Geremia della Guardia di Finanza la possibilità di utilizzare l'elicottero e mi è stato concesso, quindi anche ora, anche in quella zona, ripeteremo il controllo con la termoscanner, che ci consente già da subito di individuare quali sono i reticoli dei reticoli di torrentizia e quant'altro, di scarichi illegali che arrivano a mare.